cuore di Roma, nel Centro Studi Americani, una delle biblioteche americane di letteratura, storia e storia politica più grandi fuori dagli Stati Uniti. Qui i ricercatori italiani e non vengono per effettuare le loro prime ricerche e poi recarsi a studiare proprio negli Stati Uniti. Ci sono ben 50.000 titoli dal 1600 ad oggi. Si parla di storia, storia politica, storia delle relazioni internazionali, filosofia e arte. La documentazione è accessibile sia venendo direttamente qui nel Centro Studi Americani e sia accedendo online. Si può accedere perfino ai documenti desecretati riguardanti le istituzioni americane. E non solo. Attraverso il Centro Studi Americani si può accedere ai cataloghi di tutte le biblioteche americane e agli archivi di numerose riviste statunitensi. Un tempo, per accedere alla conoscenza umanistica o scientifica, bisognava dunque recarsi fisicamente in luoghi meravigliosi come questo. Ma proprio dagli Stati Uniti, da quando grazie al web i dati, soprattutto scientifici, vengono conservati nella memoria della rete, giunge la proposta di nuovi metodi di ricerca. La ricerca diventa dunque collettiva tra tutti coloro che sono interessati alla stessa materia in tutto il mondo, senza che ci sia la necessità di incontrarsi, e diventa connettiva, cioè passa attraverso la rete di Internet. Internet diventa dunque un immenso archivio. Le possibilità offerte dalla condivisione dei dati in rete aprono frontiere mai viste prima. Oggi giovani teenager, nativi digitali e anche minorenni sono in grado, in qualsiasi luogo si trovino, di fare scoperte scientifiche che cambiano il mondo e le nostre vite. Basandosi su ricerche scientifiche già effettuate e accessibili, anche un ragazzino può avere quell'intuizione che gli consente di mettere l'ultimo tassello ad un puzzle già composto e trovare soluzioni scientifiche a problemi di anziani, disabili, problemi medici che miglioreranno la vita di intere popolazioni.